Michele, mi hai invitato qui a bere con te un bicchiere di vino e poi mi hai fatto trovare il ruoto, che mi ricorda tante cose, ma poi magari te lo dico dopo. Perché ci sta questo ruoto qui? Vince, questo per me ha un valore molto particolare. Mi ricorda tantissimo l'infanzia, quando tornavo da scuola e mia nonna ogni volta che faceva il pane mi faceva trovare questo ruoto a centro tavola con una pizza all'interno. Sì, anche per me, devo dire, il discorso della rotondità è un discorso che mi prende molto. Io mi ricordo che mio padre, diceva spesso che chi nasce tondo non può morire quadro. E io da ragazzo non è che sempre capissi che cosa voleva dire. Poi invece, insomma, molto più avanti negli anni, ho incrociato James Hillman. Ho incrociato i suoi libri, La forza del carattere, Il codice dell'anima, e lì ho scoperto questa sua idea del daimon, del codice dell'anima, quello che mio padre chiamava la streppegna. E Hillman diceva che il nostro destino è in qualche modo quello di adempiere al nostro carattere, alle nostre possibilità. In qualche modo io lo vedo anche molto nella tua storia, nelle cose che seguo, nelle cose che leggo, soprattutto nelle cose che mangio quando vengo qui da te. Se tu dovessi pensare da questo punto di vista del tuo destino, che cosa immagini per il tuo futuro? La tradizione la voglio riportare in tempi contemporanei. Ecco, è una cosa che ci terremo moltissimo, sia a livello sentimentale sia a livello di prodotto, perché sono dei sapori veramente unici e voglio farli assaggiare ai miei clienti. Sì, ecco, io alla fine, insomma, sinceramente, se dovessi dirti quello che ho imparato io, insomma, nel corso della mia vita, è che per far funzionare le cose, diciamo, c'è bisogno di tre ingredienti: c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di talento e c'è bisogno di organizzazione.